Il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro interviene sulla questione delle nuove turnazioni idriche che stanno causando notevoli disagi ai cittadini. Anche a Enna Bassa, come a Enna Alta, l'acqua viene attualmente erogata ogni 6 giorni. Lo stato dell'arte al quale l'amministrazione comunale partecipa, diciamo da esterna, perché non ha alcuna competenza nella gestione del servizio idrico integrato, meno che mai in quella di utilizzo del bene acqua a livello regionale, è quello da parte dell'amministrazione comunale di cercare di trovare soluzioni insieme però agli attori principali di questa vicenda, che sono la Regione Siciliana, la Protezione Civile Regionale, Acqua Enna e Sicilia Acqua, e cercare una soluzione per rendere meno difficoltosa in questo momento la vita dei nostri concittadini, ai quali la turnazione ogni 6 giorni, e io lo condivido pienamente, appare troppo penalizzante. Ieri c'è stata e i sindaci hanno partecipato, dando il loro contributo in termini di idee, una riunione presso la cabina regionale, di regia, insomma, della crisi idrica, presieduta dal direttore regionale della Protezione Civile, che è l'ingegnere Cocina, nella quale si sono individuate alcune possibilità di recupero sui numeri. Adesso, anche ieri non c'era una grande certezza, sembra una decina o forse anche un po' di più di litri secondo. Vengono dall'ANCIPA ovviamente queste risorse idriche, anziché essere destinate a uso non idropotabile, abbiamo chiesto che vengano destinate ad uso idropotabile, alla luce appunto delle grandi difficoltà che la nuova riduzione ha comportato. Il dirigente generale della Protezione Civile, l'ingegnere Cocina, è sembrato sulla stessa linea delle richieste dei sindaci, e quindi attendiamo da un momento all'altro un provvedimento che potrebbe, anzi certamente, porterà ad una ulteriore modifica della riduzione, ma questa volta in aumento, magari passando da ogni 6 giorni a ogni 4 giorni o a quello che si potrà. Poi nel medio periodo invece è stata ripresa una campagna di trivellazione di pozzi, che non è ben chiaro perché siano stati abbandonati nel passato, e appena questi pozzi saranno messi in piena funzione, anche le acque dei pozzi daranno il loro contributo, e in questo modo si spera che la situazione torni verso la normalità.